presentato all'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco il progetto Nati non fummo per vivere come brutti, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e rivolto alla sensibilizzazione sociale e all'educazione alle delicate e quanto mai attuali tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Un percorso formativo organizzato e promosso in rete con la partecipazione del Liceo Classico Gaetano De Bottis e del Liceo Scientifico Alfred Nobel di Torre del Greco e che vedrà coinvolti i ragazzi sino al prossimo mese di marzo, impegnati in attività di confronto con esperti e tecnici del settore. Sì, è un progetto bellissimo che è stato finanziato da un fondo del Ministero proprio per la prevenzione al cyberbullismo. Noi lo abbiamo fatto in rete, lo abbiamo organizzato sia con la presenza di altre scuole del territorio, il liceo De Bottis, il liceo Nobel, l'aiuto del Pantaleo che ci ha fornito queste valide ragazze per la parte diciamo della ristorazione, che noi da anni lavoriamo per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, però c'è sempre questo pericolo dell'uso sbagliato dei social. Noi insisteremo molto su questo. Oggi l'età di utilizzo dei cellulari, ma anche di tutte le varie app e i social presenti, TikTok, Facebook, purtroppo si è molto anticipata. Vediamo già bambini piccolissimi, 8 anni, 9 anni, che lavorano con i cellulari, che fanno i WhatsApp, i gruppi WhatsApp e a volte anche hanno un profilo pure falso su Facebook, ma questa è una cosa generalizzata e noi vogliamo combattere quest'uso distorto dei social per educare alle potenzialità che internet offre e poi a scoprire, a riscoprire anche le relazioni dal vivo. Il face to face, il guardarsi negli occhi, l'avere un'amicizia che comporti anche il passeggiare insieme, il dialogare insieme, il lavorare insieme e che non sia un tuffo quasi in solitudine in questo mondo virtuale. E alla fine di questo percorso, se tutto riuscirà bene, produrremo anche un libro, una pubblicazione che poi sarà disponibile nelle librerie nazionali con i lavori dei ragazzi, sia disegni che produzioni scritte. Noi abbiamo aderito con grande entusiasmo a questo progetto per due motivi. Uno, perché questa scuola, la Giacomo Leopardi, è stata la mia scuola da alunna e poi ho insegnato per 25 anni, quindi è la scuola che mi ha formato. E poi l'altro motivo è perché finalmente si fa un progetto in continuità verticale, perché certe tematiche vanno affrontate davvero dal mondo dell'infanzia fino alle scuole superiori e noi in questo progetto ci crediamo tantissimo. È una tematica sicuramente questa attualissima e molto sentita da giovani ma non soltanto, anche dagli adulti. In particolare le scuole devono promuovere una prevenzione per queste problematiche e siamo contenti quindi di condividere questo progetto, questa tematica insieme con la scuola media e la scuola anche elementare e materna, dalla quale dell'infanzia, dalla quale poi proverranno in realtà i futuri allievi nella nostra scuola, ma anche con il De Bottis. Insomma, siamo felici di condividere questo progetto perché abbiamo spesso lavorato insieme e quindi insomma speriamo che riesca nelle finalità che sono state previste.
L'occasione presenti anche i giovani allievi dell'indirizzo alberghiero dell'Istituto Pantaleo che hanno provveduto all'accoglienza dei partecipanti. Numerosa infine la partecipazione di esperti e figure professionali specifiche per arricchire la proposta culturale dei tanti ragazzi. Li abbiamo ascoltati ai nostri microfoni. Proprio dalla scuola dell'infanzia che bisogna partire, con il recupero dei valori della gentilezza, del rispetto dell'altro, perché sono quei valori fondanti che poi permettono una relazione positiva con l'altro. Quest'anno siamo lusingati con questo progetto perché vedremo coinvolti vari ordini di scuole. Partiamo dai bambini, dai piccolini fino ad arrivare ai ragazzi delle superiori. Questo perché noi crediamo molto nell'attività di prevenzione e i bambini vanno educati da piccoli, le parole gentili, il rapporto, la relazione sana e il vivere civile, questo è importante, è fondamentale. Noi non abbasseremo mai la guardia e terremo sempre presente e alto questo grande valore della sana relazione, quindi dello stare bene insieme, perché a scuola bisogna stare bene insieme e bisogna imparare ad essere un cittadino responsabile che rispetta le regole. Noi facciamo parte di questa associazione Progetto Itaca che è diffusa in tutto il territorio nazionale. La sede è di Napoli, naturalmente va nelle scuole napoletane per diffondere il messaggio del superamento dello stigma verso il disagio mentale, tra cui appunto anche il bullismo. Quindi siamo stati molto contenti di essere chiamati a far parte di questo progetto da parte della dirigente della scuola Leopardi. Noi siamo una scuola di specializzazione in psicoterapia del Ministero e nonché una scuola di formazione in teatroterapia. La teatroterapia è un'attività particolare perché coniuga i linguaggi artistici, in particolare il teatro greco, ma va bene anche qualunque altro linguaggio dell'arte, con delle tecniche psicologiche, e quindi ha la possibilità di intervenire sull'utente, sul ragazzo, chi in quel momento viene, su cui si lavora, con delle modalità che prendono dalla tradizione e vengono affiancate poi a nuove tecniche, in particolare quelle prese dalla psicanalisi. Punterà innanzitutto sull'educazione, ai sentimenti, sull'educazione all'empatia, alla cooperazione, alla collaborazione e al rispetto, perché queste sono, diciamo, le tematiche su cui si deve lavorare da bambini, da piccoli. Quindi io credo che sia, non sono la sola a crederlo, ma insomma tutta la comunità pedagogica è interessata a questo tema, cioè io credo che il problema sia innanzitutto educativo, quindi un'emergenza educativa. Non credo che ci siano bambini cattivi e quindi io partirò da questo approccio che è un po', diciamo, controcorrente. Non sono dalla parte dei bulli, non voglio giustificare i bulli, però io credo che le dinamiche sbagliate siano nei gruppi, quindi proprio lavorando sulla collaborazione e sul rispetto sicuramente avremo un'incidenza minore di queste tematiche, di bullismo e poi ovviamente anche di cyberbullismo. Anche quest'anno si è scelto di intraprendere una strada che possa essere un insegnamento, un'apertura degli orizzonti per i ragazzi. Proprio due giorni dopo, dalla giornata mondiale della salute mentale, sceglieremo di parlare anche di questo aspetto. Da circa 3 anni, quindi dopo la pandemia, sono aumentati del circa 30% le certificazioni e le diagnosi salute mentale, circa la salute mentale, e sono quasi 700.000 i giovani ad oggi con una diagnosi di dipendenza da internet, social, videogame, eccetera. Quindi questo è un aspetto fondamentale della scuola, quindi di tutte le organizzazioni, non solo della scuola, che sono a supporto della crescita e dell'educazione dei ragazzi di oggi, per poter migliorare di generazione in generazione quello che verrà nel futuro.
futuro. Sono anni che anche in maniera trasversale, quindi in tutte le materie, noi affrontiamo questo argomento. Ogni giorno con gli alunni attuiamo proprio le buone pratiche, l'essere gentile verso il compagno, attraverso anche la parola, i gesti, ma anche, perché no, anche il cartellone che si condivide per disegnare tutti insieme. Quindi si riflette e si parla moltissimo in classe di questo argomento, dai più piccini. L'educazione alle sane relazioni, all'affettività, alla gentilezza sono capisaldi della azione pedagogica della scuola dell'infanzia e primaria, quindi ringraziamo la preside per aver aderito a questo progetto che ha dato voce alla nostra azione quotidiana, un'azione che poi si sviluppa, inizia alla scuola dell'infanzia e primaria e si sviluppa poi alla scuola secondaria di primo grado con il progetto di educazione alla legalità e quindi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che sono azioni fondamentali e che noi mettiamo in essere da anni perché fanno parte della nostra offerta formativa. E sono azioni fondamentali perché sono utili a gettare le basi per la costruzione proprio dei futuri cittadini del mondo, ed è quello che noi ci prefiggiamo di fare.